finalmente un accordo che potrebbe prevedere veramente un unico obiettivo per tre comuni, due molto importanti a livello numerico, Fano e Pesaro, la seconda e la terza città delle Marche, tre con orgoglio il mio comune, che sebbene piccolo si interfaccia in maniera trasversale con le realtà limitrofe, in particolare le due città più grandi che ho appena citato. Una ciclovia che va a rafforzare quella che è la ciclovia del Foglia, che è in itinere, i cui progetti sono in stato di avanzamento, e la ciclovia del Metauro, che già sta andando in maniera importante avanti. Una realtà, la nostra, quella della ciclovia Arzilla, che collega queste due ciclovie dalla parte interna e che al contempo riesce ad affacciarsi finalmente su quella che è la ciclovia Adriatica. Una prospettiva anche per il turismo che si rivolgerà su Pesaro e Fano, che avrà sia un occhio verso il blu del mare, ma anche un occhio verso il verde delle nostre colline, del nostro bosco del Beato Sante, che sarà facilmente raggiungibile tramite questa ciclovia, tramite, penso, la mobilità sostenibile, quindi e-bike, che diventano un'opportunità per il turismo del territorio che si vuole interfacciare in mezz'ora circa fra la realtà costiera e quella del primo entroterra. Confido che alcuni interventi anche con le associazioni ambientalistiche che sono state fatte, le quali hanno apprezzato la bontà del progetto nell'atto in cui non si asfalterà quasi nulla, perché si riqualificheranno territori in essere, territori esistenti che attraverseranno le nostre colline, attraverseranno le nostre vallate, passando per le attività produttive del territorio. Quindi non ci sarà solo una forma turistica tra la collina e il mare e viceversa, ma anche un rafforzamento delle attività turistiche, ricettive ed economiche improntate su quelle che sono le attività imprenditoriali dei nostri produttori, delle nostre tipicità, dei nostri agricoltori, che creeranno sinergia in tutto il progetto che riqualificherà una vallata intera.